Buongiorno Guaglio e bentornati sul canale del Darion. Oggi siamo qui riuniti in questo mercoledì per parlare un po' sempre di Napoli, perché oggi andremo a fare un giochino, andremo un po' a fare qualche calcolo, andremo un po' a fare i matematici in questo video, perché andremo a vedere le proiezioni del girone di ritorno, quanti punti servirebbero a Napoli per vincere questo scudetto. Quindi oggi andremo a fare un po' di calcoli. Prima però di cominciare, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di condividere i miei video. Fai tutto questo, ragazzi, perché è tutto gratis, costa 0 euro. Seguitemi poi sugli altri social che trovate qui in sovraimpressione, ci sono Instagram, TikTok e Twitter. Tutti i link li trovate in descrizione. Detto questo, voglio partire, ragazzi, da una frase di Allegri che ha detto nel post partita di Juventus-Lazio. Allegri nel post partita ha parlato di quota scudetto. Praticamente ha detto che il Napoli potrebbe finire il girone di andata a 53 punti. Con meno di 90 punti quest'anno non si vincerà lo scudetto. Quindi, secondo Allegri, la quota scudetto quest'anno è sui 90 punti, su almeno i 90 punti. Quindi io, in base a questo dato che mi ha offerto il buon Allegri, ho creato una tabella Excel che vi faccio vedere adesso. Perché non si vede più? Ah, ecco, mi stavo preoccupando, non si vedeva più. Ecco, questa è la tabella Excel che ho creato. Andiamo un po' a mettere a confronto i gironi di andata e i gironi di ritorno di Inter, Napoli, Milan e Juve. E andiamo a vedere un po' com'è la situazione, qual è lo scenario che il Napoli dovrebbe diciamo, seguire per vincere questo campionato. Allora, partiamo dicendo una cosa, ragazzi. Mancano 4 partite alla fine del girone di andata, perché il girone di andata non è finito. Quindi andremo a fare un attimo uno scenario dove ogni squadra prende dei punti in base a queste 4 partite. Ho messo, secondo me, lo scenario più plausibile per entrambe per tutte e 4 le squadre. Quindi direi di partire dal Milan, che ha le ultime 4 partite in girone di andata: Salernitana in trasferta, Roma in casa e poi Lecce e Lazio in trasferta. In questo esatto istante il Milan ha 33 punti, è la seconda classificata in campionato e ha praticamente, secondo me, in queste 4 partite può tranquillamente farne 8. Un pareggio con Roma e Lazio e 2 vittorie con Salernitana e Lecce. Andrebbe quindi ipoteticamente a 41 punti alla fine del giro di ritorno. Servirebbero 49 punti, quindi 8 in più rispetto al giro di andata. Quindi cosa significa tradotto in concreto? Ragazzi, basterebbe annullare il pareggio col Sassuolo, quindi andarla a vincere, recuperare i 3 punti persi col Torino e i 2 punti con la Cremonese poche giornate fa. Quindi già facendo queste 3 partite vai a recuperare praticamente 7 punti. Il Milan nel girone di andata e ritorno deve fare un cammino molto molto complicato, molto povero di passi falsi, perché il concetto chiave, ragazzi, di questo video sono i passi falsi. Il Milan non si può permettere di fare tanti passi falsi come li ha fatti nel giro di andata, perché io vi ricordo che nel giro di andata ha pareggiato con la Cremonese, ha perso col Torino, ha perso con il Napoli e ha pareggiato con il Sassuolo e l'Atalanta. Quindi 3 di questi 5 partite le deve recuperare nel giro di ritorno e non è facile. Per quanto riguarda invece la Juve, in questo momento ha 31 punti e nelle ultime 4 partite affronterà Cremonese e Napoli in trasferta, mentre in casa Udinese e Atalanta. Qui ho messo 2 scenari plausibili. Uno scenario dove le va a vincere tutte e pareggia con il Napoli, quindi va a fare 10 punti, andrebbe quindi a 41, mentre nel secondo scenario le vince tutte e perde col Napoli, andrebbe quindi a 40. Comunque cambia poco perché è soltanto un punto di differenza. Quindi la Juve, che termina a 41-40, deve fare un girone di ritorno simile al Milan. Badate bene che con 50 punti, ragazzi, tu non scavalchi il Milan. Quindi ti servirebbe farne almeno 51-52 se vuoi sorpassare il Milan. E quindi questo cosa significa? Che tu praticamente su 19 partite disponibili, quindi su 57 punti disponibili, tu devi farne almeno 51. È un andamento molto 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 difficile. Per quanto riguarda invece l'Inter, che è quella che è messa peggio tra le 4, abbiamo praticamente in questo momento 30 punti. Devi affrontare nelle ultime 4 il Napoli,
il Verona e l'Empoli in casa e il Monza in trasferta. Quindi io qua prevedo due scenari, uno scenario da 10 punti, 3 vittorie col pareggio a Napoli e uno scenario con 3 vittorie e una sconfitta con il Napoli. Allora, per me di base, ragazzi, l'Inter io la considero già fuori, perché tu con 5 sconfitte attualmente già secondo me sei fuori statisticamente. Poi vedremo adesso, praticamente tu andando a fare queste 3 vittorie con Monza, Verona e Empoli andresti a 39 punti. Questo vuol dire che tu devi fare almeno 51 punti per arrivare ai fatidici 90. Ma non potrebbe non bastare, perché tu con 51 punti stai comunque sotto alla Juve e al Milan. Quindi anche qui praticamente l'Inter deve fare un cammino da 53-54 punti. È un cammino da piena lotta, da pieno scudetto, ecco. Quindi vedete bene come Inter e Juve soprattutto devono fare un girone di ritorno con una media da scudetto. Ma da scudetto che praticamente tu lo vinci con 3-4 giornate di anticipo, devi praticamente vincerle tutte. Io non penso sarà matematicamente possibile, perché prima o poi una partita storta arriva e non la vinci. Il Milan invece è leggermente messo meglio, però il succo della questione è quale, ragazzi, che Inter, Milan e Juve devono fare un girone di ritorno praticamente ai limiti della perfezione. Non possono permettersi più di sbagliare un centesimo di gara. E per quanto riguarda invece il Napoli, che al momento è a 41 punti, nelle ultime 4 affronta Inter, Samp, Juve e Salernitana. 3 trasferte, ragazzi, 3 con Inter, Samp e Salernitana e la Juve in casa. È un finale di girone andata molto difficile, perché comunque Inter e Juve non sono mai partite facili. La Samp, io penso che lavorerà in questa pausa per rinforzare la squadra. E poi c'è la Salernitana in trasferta, che è un derby che è sempre complicato. Quindi potenzialmente il Napoli, se fa bottino pieno, può arrivare a 53 punti. Però vi dico la verità, secondo me non, cioè, è difficile, perché andare a vincere sia con l'Inter che con la Juve dopo la pausa è molto complicato. Accontentiamoci, tra virgolette, di due pareggi con Inter e Juve e di un due vittorie con Samp e Salernitana, quindi tu andresti a 49 punti. Questo cosa vuol dire, ragazzi? Che tu con 49 punti, per arrivare ai fatidici 90, devi fare 41 punti, che è una media, ragazzi, da quarto posto. Le altre non devono steccare nemmeno una partita. Attenzione, perché se Milan, Inter e Juve cominciano a steccare una partita a testa, il Napoli automaticamente può permettersi di perdere ancora più punti. E vi ho messo in verde Napoli ritorno 21-22-40, perché l'anno scorso nel girone di ritorno il Napoli fece 40 punti. E adesso vi faccio vedere questa cosa. È l'andamento del Napoli nel girone di ritorno della stagione scorsa. Questo andamento, ragazzi, frutta 40 punti. Quindi cosa vuol dire? Che il Napoli, se finisce il girone di andata con almeno 49 punti, può permettersi di perdere la bellezza di 4 partite e pareggiarne altrettante 4. Cioè tu praticamente hai il lusso di giocarti 7-8 jolly nel girone di ritorno. E capite bene che su 19 partite, 7-8 jolly sono quasi la metà. Tutto questo quindi per dirvi cosa? Che il Napoli, ragazzi, quest'anno, mai come quest'anno, ha il destino nelle proprie mani. E questo è il succo. Il Napoli è artefice del proprio destino. Il Napoli può decidere se vincere o no questo campionato. Perché le altre, come potete ben vedere dai numeri, devono fare un girone di ritorno perfetto. Non possono più permettersi sbagli. Ed è molto, 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 molto difficile che accada a tutte e tre. Magari una può riuscirci che fa un giro di pazzesco. Ma tutte e tre molto difficile. In proiezione di questo, ragazzi, le partite con Inter e Juve saranno molto importanti, perché se tu non stecchi con le due, allora se non stecchi con l'Inter, ragazzi, l'Inter se non vince contro di noi è fuori. Io la considero totalmente fuori se non vince contro il Napoli al ritorno dalla sosta. La Juve per me rimane in questo momento, non dico l'anti-Napoli, però è quella che insieme al Milan può, diciamo, essere la protagonista, l'antagonista del Napoli durante questo girone di ritorno. Però vi ripeto, il Napoli ha il destino nelle proprie mani. Ora, in riferimento a questo, ragazzi, voglio parlare un attimo di una cosa, di un pallino che si porta dietro Spalletti da quando allena, che è quello del fatto che lui nel girone di ritorno fa sempre male rispetto al girone di andata. Ora, questo dato è vero
a tratti, cioè nel senso non è vero che lui ogni volta parte bene e finisce male, perché io sono andato un po' a vedere gli archivi della vecchia Serie A. Comunque il fatto che si dice in giro che Spalletti nel giovedì di ritorno fa sempre male rispetto al giovedì andata è vero in alcuni casi, perché se andiamo a considerare i 2 anni all'Inter, lui praticamente nella stagione 17-18 lui fa 41 punti all'andata, nel ritorno ne fa 31, quindi 10 in meno. Nella stagione successiva ne fa 39 all'andata e 30 al ritorno. Quindi in entrambe e due le stagioni all'Inter lui fa praticamente un downgrade di 9-10 punti. Però c'è una cosa importante da dire. Quell'Inter era costruita per qualificarsi in Champions, per lottarsi il posto in Champions League. Non era una squadra che lottava per lo scudetto, perché in quel periodo, ragazzi, la Juve era praticamente un'armata infermabile. E quindi bisogna dire che comunque questo calo di rendimento è collegato comunque al fatto che lui in quei 2 anni raggiunse l'obiettivo prefissato, ovvero la Champions League. Se andiamo a vedere le annate precedenti, magari ad esempio le annate alla Roma, quelle però le annate della prima Roma di Spalletti, nella stagione 2005-2006 Spalletti fece 30 punti nel giro di andata, 39 nel giro di ritorno, quindi più 9. Nella stagione 2006-2007 andata 42 punti, ritorno 33, meno 9. Stagione 2007-2008, 42 punti l'andata, 40 il ritorno, quindi bene o male siamo lì. Se andiamo a vedere ad esempio invece la stagione 2008-2009, 30 punti, ritorno 33 punti, quindi un più 3. Stagione 2015-2016, Spalletti subentra a Garcia e gioca tutto il girone di ritorno. Nel girone di andata Garcia fece 34 punti, Spalletti nel giorno di ritorno ne fece 46, quindi un più 12. E nella stagione 2016-2017 41 punti l'andata, 46 il girone di ritorno. E a questi aggiungo poi la stagione scorsa col Napoli, perché l'anno scorso Spalletti fece 39 punti nel girone di andata, nel girone di ritorno ne fece 40. Quindi questa storia del Spalletti crolla sempre nel girone di ritorno non è vera, è capitato le 2 volte all'Inter e vi ho già spiegato il perché, e poi è successo una sola volta nell'anno della Roma, poi nelle altre stagioni è sempre andato a migliorare il girone di andata o in alcuni casi è andato a eguagliarlo. Quindi questa cosa che Spalletti nel girone di ritorno crolla è un falso storico, perché i dati ci sono e dimostrano che Spalletti nel giro di ritorno, salvo rare eccezioni, va sempre a migliorare. E capite bene, ragazzi, che se tu fai un giro di andata come questo che sta facendo il Napoli, dove tu puoi fare, io minimo spero, 49 punti, capite bene che le chance di vincere quest'anno sono tante. Secondo me sono più alte rispetto a 4 anni fa con Sarri. Devi fare un giro di ritorno veramente quasi catastrofico per comunque arrivare primi, perché ragazzi, se tu finisci a 49 te ne bastano 41 per arrivare a 90, e 41 ve l'ho già fatto vedere, è il girone di ritorno dell'anno scorso, che potete ben vedere quante sconfitte e quanti pareggi ci sono. Quindi quest'anno, mai come quest'anno, il Napoli ha il destino nelle proprie mani, e se quest'anno non ci riesce non ci riuscirà mai più. Quindi detto questo, ragazzi, ovviamente piedi per terra, calma, perché siamo soltanto a gennaio, perché tanto a novembre e dicembre non si gioca, siamo soltanto a gennaio. Vi ho già detto nel video scorso che da gennaio inizierà un altro campionato che sarà molto più difficile di questo qua, sarà un campionato molto più pesante, dove i punti cominceranno a non valere più 3 ma a valere 4 o 5. Sarà un campionato 5 volte più difficile di questo qua, quindi dobbiamo fare in modo che questi numeri non siano vani. Cioè il Napoli deve fare il suo, se fa quello che ha fatto nel giorno di andata, ragazzi, non dobbiamo preoccuparci. Qui dovrà essere bravo Spalletti a resistere qui, perché ora è tutto qui il gioco, la chiave è tutta qui adesso. Se tu riesci a mantenere questo, ci siamo capiti. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra
nei commenti riguardo, diciamo, questi numeri. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete i miei video. Ragazzi, fate tutto questo perché è tutto gratis, costa 0 euro. Seguitemi poi sugli altri social che trovate qui. In sovraimpressione ci sono Instagram, TikTok e Twitter. Tutti i link li trovate in descrizione. Forza Napoli sempre, ragazzi, noi ci vediamo domani. Ciao!